Un saluto a tutti e bentornati sulla filosofia del videogioco. Seguitemi su questo canale Twitch, ma considerate anche l'idea di iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook. Si chiamano tutti La filosofia del videogioco. Su TikTok e Instagram mi trovate come Caesar87 per varie ed eventuali. Buonasera e bentornati a tutti quanti. Io non vedo l'ora di andare avanti con Metal Gear Solid 3 nella sua versione Snake Eater, non Subsistence, ok? Questa è la rimasterizzazione, il porting più che rimasterizzazioni, il porting di una remaster HD del gioco originale del 2004. I giochi belli si gestiscono in questo modo. Oh, Marchitto 91, buonasera e bentornato. Ok, siamo pronti quindi? Io sono pronto e quindi cominciamo. La volta scorsa ce la siamo vista brutta contro The Sorrow, una interessante sfida, c'è anche molto metagaming, e adesso dobbiamo andare verso nord a ritrovarci con Eva all'interno di una caverna. Siamo ancora messi malissimo, reduci dalle torture di Volgin. Non abbiamo potuto assistere alla scena dell'incubo, cercatela su YouTube, la troverete sicuramente. Ho rimesso a posto l'orologio interno della console, spero che non sbielli il gioco, non dovrebbe farlo. Allora, non abbiamo... manca proprio lo zaino. Allora, qui è strano che ci sia la cautela, perché non dovrebbe esserci nessuno che ci viene a fare, come si dice, l'agguato se rimuoviamo il trasmettitore che Ocelot ci ha ficcato nella schiena. Ci avete fatto caso? Perché io la prima volta non ci avevo fatto caso. Ma che carino questo pescetto. Non posso mangiarlo al volo. Una run perfetta in cui andiamo a colpire tutte le Kerotan, prendere un esemplare di ogni. Animale e altro si può fare, ma non è quello che voglio fare adesso. Non è la mia attuale intenzione. E poi come si fa a colpire il Kerotan? È curioso. Vabbè, ci penserò. Allora, dobbiamo muoverci verso nord, e il nord è qui. Dobbiamo risalire il fiume. Non abbiamo le mimetiche, non abbiamo lo zaino. Stiamo peggio del solito. Qui non si sale. Andiamo quindi di qua. Dei nemici ci sono. Possiamo nemmeno usare il CQC. L'unica arma utile che abbiamo è la sigaretta spray. Ok, quello è girato. E se ne va, bene. Medicina per l'energia vitale sotto un tronco, lo accetto molto volentieri. Questa scena fa molto passaggio dei Nazgûl.
Non girarti di qua. Ecco. Sono io, sono io. Vabbè. Via, via, via. Eccoti qua. Mi scappa? Ocelotto non è una creatura fiera che preferisce combattere da sola. O qualcosa di rancido, non credo, eh. Non possiamo fare proprio niente qua. Preso paro paro, attento, un Nazgûl sta passando nel sentiero soprastante. Questo gioco è stato realizzato al tramonto dell'era PlayStation 2, che poi per tramonto è inadatto, cioè verso la fine del ciclo vitale. Di lì a non molto sarebbe uscita la PlayStation 3. Poi la PlayStation 2 è rimasta attiva per molti anni dopo, però sono stati fatti meno giochi, prevalentemente versioni a grafica ridotta di giochi per la PlayStation 3. Infatti vedete il dettaglio grafico, pur con un numero limitato di poligoni, secondo me è ancora oggi stupendo. Ce l'hai fatta, bravo. Io devo arrivare qua. Tico Gornich, dietro la cascata. Paiolini istantanei. La radio. Resti di un falò. Wow. Nice to meet you, Snake. I'm Tatiana. Storia vecchia ormai. Ci eravamo arrivati da subito, tipo. Here's your equipment. Eva, you could use a towel. So could you. Salviamo. Che adesso c'è una scenetta simpatica. Ah no, non c'è scenetta simpatica. Ce la perderemo di fatti. La rimozione del trasmettitore. Perché l'ho già tolto. Non ci ho pensato, scusatemi. Ah. Cibo cotto. Sempre seminuda questa. No, thanks. Don't like snakes? Not for dinner. Perché sì. Didn't you have to eat them at the KGB? In my training we always got the good stuff. French, Italian. That kind of thing. A regular Matahari. The least you could do is call me Cynthia. Tell me something. How does it feel to spy on your own country? I can't say it feels good, but it's my job.
can't even eat a snake during a mission, huh? I wouldn't mind eating you. Attenzione. Qua le cose si fanno serie. When this mission's over, you'll have to treat me to a nice dinner. What do you want to eat? Let's see. How about sushi? Sushi? It's Japanese. I hear it's all the rage right now. Supposedly it's made from raw fish. Raw fish? Just the place for my survival techniques. Questo mi fece ridere. Guardate la farfalla. Avendo un solo occhio, non ha più il senso della profondità. Non l'ha preso. Perché? Lui comincia a starci, ma è sempre un pelino distaccato. Tutti confusi. Io ero confuso, sì. In Metal Gear Solid avevo un occhio finto. It's not like I can't see. I've got one good eye and can still fire a gun. Really? Good. Snake, maschio, alfa, più, 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 più. Snake, come here for a minute. Stoico Snake. There's something in here. Non l'avevo tolto! C'è la scena, guardate! When did it get like that? Hold still. Let me do it. Questo c'erano gli osset, ma non l'avevo tolta! Kind of just relax and let me handle it. Okay. I can't believe how small it is. Yeah, but it gets the job done. Really? Here, lift up your hips. Like this? Yeah. How's that? You're pretty good at that. Yeah, everybody tells me that. Hold steady, I'm not done yet. Questa è una... A transmitter. Ecco. Ma non l'avevo tolto. Io l'avevo tolto, eh? Do it in the KGB? Sometimes. Would you rather I did it American style? How do you know there was a transmitter lodged there? That's some female intuition you've got. Perché c'erano gli Ocelot. Non ci sarebbe stato nessuno, se no. Eva, didn't you steal some explosives out of the fortress? C3, a highly potent explosive from the west. It can be molded into any shape, like clay. With just this much, you could blow up the Shagohat and the lab along with it. Is that right? Yeah, but there's a trick to using it. Tell me about it. Well, what do you think? Senti, lo prendo perché mi serve, eh? Non ti do nessuna soddisfazione. The Shagohod's booster unit uses liquid fuel. The fuel tanks are in the main wing of the weapons lab, in the hangar housing the Shagohod itself. So I should blow up the tanks. That's the basic idea. It should be enough to blow up the entire hangar. There are four fuel tanks. In order to destroy the hangar, you'll have to set explosives on each of those tanks. All four of them? It should be no sweat for you. Besides, the scientists had the day off today. So the hangar's completely deserted? Not quite. They've still got guards posted there. So what do I do after I set the C3? The bombs run off a timer. Once the timer has been set, the countdown will begin. When the timer reaches zero, the bombs will all go off at once. How long do I have? 20 minutes.
Once the phase two trials are finished, I wouldn't be surprised if they kill all the scientists to prevent them from talking. So you've got to act fast. I'll take care of it. Eva, did you get the data on the Shagahod from Sokolov? Yeah. That's the mission I was given. Hmm. By Khrushchev? Mm-hmm. America doesn't have any use for it, does it? But I haven't forgotten my other mission either. Helping you out. Questa è stata mandata da Khrushchev per prendere comunque i dati dello Shagahod. Follow this cave and go up the ladder at the end. You'll come out inside Groznygrad, just southwest of the weapons lab. Mm. Tutte le strade portano a Groznygrad. Do you remember when you went to rescue Sokolov? Remember there was a locked door when you entered the main wing from the second floor of the east wing? Yeah. That's the entrance to the Shagahod's hangar. Use this key to open that door. Okay. The door right when I entered the main wing? Got it. What about you? I'll get things ready for our escape. There's a rail bridge to the north. I'm gonna set a bomb there, so I'm taking half of the C3 with me. Right. I'll set off the weapons lab then. Try not to be in the neighborhood when it happens. Gotcha. And watch out for Ocelot. He suspects you're not who you say you are. Don't worry. The Colonel still trusts me. And I have my ways. There's not a man alive who can resist my charms. Besides you, of course. I'm just warning you, Eva. That's all. I know. Okay, let's go. A vederlo così, Snake. You seem like you were born on one of those. If I didn't ride every day, I couldn't go on living. When I'm riding, the wind hits me so hard that it hurts. That pain keeps my mind off the pain of having to be someone else. It's not easy always fooling myself like this. Questo è importante, e sarà importante. It's only when I'm on the bike that I'm free to be the real me. I only get off my bike when I fall in love or fall dead. What's your name? Tatiana. No, your real name. What's wrong with Tanya? Okay, Tanya. Don't let anyone see you. Oh, this? It's a button camera. What did you do that for? Insurance. To make sure you don't double-cross me. In un'epoca di spionaggio. Comunque dicevo, avete... You're gonna get wet again. A vederlo così, Snake, con la benda, cominciavano ad arrivarmi i sospetti forti. Dicevo, ah cazzo, ma non è che The Boss, io devo uccidere The Boss. E quindi dopo, oddio, oddio, ma è veramente così, è veramente così. Qui avevo cominciato a capire il gioco. E tra l'altro Kojima lo fa spesso. Questo fatto del ribaltamento prospettico che ha a che fare con l'identità dei personaggi, con versioni raccontate da alcuni personaggi che in realtà si rivelano tutt'altra cosa, è un po' come se fosse Final Fantasy VII, no? La rivelazione di cosa è accaduto a Cloud nel passato. Abbiamo tre versioni, quella che racconta lui, quella che racconta Sephiroth e come sono andate veramente le cose. Metal Gear Solid nella sua completa saga è un continuo re-ribaltare. Ok, no, allora non era così, era così perché è così. Ma tutto estremamente attento al dettaglio. Io invece non avendo mai visto Big Boss con la band, io fantasticavo sulla tecnologia che riduce gli occhi. No, in realtà Big Boss si vede. Si vede nel briefing di Metal Gear Solid. È un'immagine di un vecchio con la benda. C'è, come? E poi anche in Metal Gear Solid 2. Ocelot guarda Solidus e dice, sei proprio tale quale a Big Boss. Però, dettaglio importante, l'occhio perduto, cioè meglio, la benda a Big Boss è sull'occhio destro. Solidus ce l'ha sul sinistro. Si vede nel briefing, l'avevo visto e completamente dimenticato. Ci sta. In teoria è dopo queste
questa realization, no? Che torni indietro e vedi, ma non è che l'hanno fatto come retcon e si sono dimenticati e si sono sbagliati. No! Se tu rigiochi a tutti i Metal Gear, tutte le nuove informazioni che scopri, rigiocando a quelli vecchi, le nuove informazioni si sovrappongono sempre bene. È perfetto, sempre. Se la trama è complessa, è difficile reggere coerenza e continuità in vari giochi. Vedi Kingdom Hearts? Kingdom Hearts sbaglia. Molte cose vengono retconnate. Molte cose non sono lecite, non collimano. Metal Gear Solid, sì. Dal primo per MSX al 4. Poi c'è il 5 che per quello che è incompleto, che sia, pure collima perfettamente. Kingdom Hearts, mannaggia loro, mannaggia. Anche tu sei rimasto scottato da Kingdom Hearts, eh. Aspettavo il 3 come la seconda venuta di Cristo e invece... grande delusione. Poi cosa diavolo stanno facendo adesso? È un casino. Metal Gear è perfetto. Fosse finito col 4. Ma. Ma Konami ha voluto continuare a investirci. Così mi ha detto: ok, ti faccio il 5. E poi lo hanno interrotto perché stava prosciugando troppi soldi per la realizzazione. Però sai che Colossal sarebbe venuto. Sarebbe diventato il videogioco più complesso, completo e perfetto. Talmente scottato che mi devo sentare per una ventina di minuti per mangiare. Buon appetito. Adesso non posso tornare indietro, sono bloccato qui. Non che sia un problema. Siamo ritornati qui. Abbiamo di nuovo accesso alle nostre cose. Allora. Bella che sì. Ah, con la forchetta potevo usare il CQC. Ah, no. Non potevo prima perché non avevo il... Potevo usare il CQC con la forchetta prima? Riverificherò. Allora, gas price sì. Questo. No. Mi servirà questo. Allora, ma la rivista la vogliamo tenere per vedere se e come funziona? Basta così. Allora. Silenziatore, bello. Cane. Dorme già di suo. Dormi di più. Per la mimetica mi tengo questa. Ma sì, va. Dobbiamo provare a vedere se riusciamo. Ragazzi. Qua la cosa. Si fa ardua. Quello là in alto ce la faccio beccarlo da qui? Pianino, pianino. Se ti muovi però. L'avevo beccato? L'ho preso.
L'ho preso, l'ho preso, l'ho preso. What's wrong? Lo facciamo così. Fa dei movimenti strani. Ok, lasciamolo lì. Tranquilli, tranquilli. Questo non si apre. Dobbiamo rifare il giro. Guarda quelli. Oh, si è abbassato quando ho sparato, eh? Salve. Aia. Non mi prenderete mai. Ok. Adesso ti addormenti. Mettila. Ok. State tutti lì buoni, buonini. Oh, chi? Aia. Ok. Un po' di armi. Torniamo qua. Adesso, se non ricordo male, ritornando sugli armadietti dove abbiamo messo Raikov. Dovremo trovare degli altri vestiti per i manutentori e ci servirà per accedere all'hangar dello Shagohod senza destare sospetti, intendo.
state tutti molto tranquilli. Silenziatore. Razione. No. No. Allora. Ah, vedi che qualcosa c'è? Meglio sempre sfondarli quelli che non si aprono. Ma come? Ma no, ma dai! Quando l'allerta arriva a zero... resettano e non sanno chi sono. Dov'è l'uniforme dei manutentori? Mi ricordo che era qui. Se non è qui, sarà direttamente dentro. Allora, questo... ah, è stato... perché rosso sangue? Uniforme sneaking suit. Qui c'è la sneaking suit. Che è abbastanza figua. Guardate qua. Tutto da combattimento high-tech sviluppata dall'Unione Sovietica. Dimezza i danni e riduce il consumo di vigore. Questa è la sneaking suit, come diciamo l'antenata di quella che indossa Solid Snake. Ce l'ha anche The Boss. Ma quella di The Boss è bianca. Il buon Sigint ci dice qualcosa a questo riguardo? That idea Sokolov had of planting C3 on the liquid fuel tanks. Not a bad idea. The fuel he was referring to is probably UDMH, unsymmetrical dimethyl hydrazine. It's highly flammable but difficult to handle. If you can blow it all up at once with C3, it'll take the entire weapons lab with it, no doubt. But that's only if you manage to plant the C3 in the right place on each tank. So don't screw it up. Dai, Sigint. So, you found yourself a cigarette-shaped narcosis gun. The cigarette-shaped narcosis gun is just what the name says, a sleeping gas gun shaped like a cigarette. It must be a test model that Grannon's lab is working on for KGB spies. Equip it and press the weapon button to fire sleeping gas. It's got a short range, but any enemy that gets hit by the gas will be knocked out cold. Mi sembra molto comoda come arma. Those are some funky clothes you're wearing. Yeah, it's called a sneaking suit. Sneaking suit? What's that all about? I'm not sure, but it looks like what the boss was wearing. Well, whatever it is, it's a fine piece of work. The suit seems to be made of some kind of special bulletproof fiber. Wearing it should reduce all the damage you take by half. The waterproofing and heat and moisture insulation are top-notch. Just having it on will reduce the amount of stamina you burn. It even increases your overall camo index. You got yourself a keeper, Snake. Yeah, maybe we should make it the official uniform of Fox. Fox, l'unità speciale della CIA, di cui fa parte il nostro Snake. Uniforme manutentori, perfetto.
laboratorio armi di Groznygrad. Direttamente mi fa entrare? Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahod's in here. The completed Phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahod. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's four tanks in there, right? You have to put C3 on all four of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shock. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all four charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Allora. Uniforme. Manutentori. Uniforme indossata dai manutentori. Il primo triangolo cosa fa? Niente. Sono con la mia sigaretta. Vado a manutentorare. Senza troppi problemi. Ciao coso. Qui funziona come per gli scienziati. Non posso farmi vedere in faccia dagli altri manutentori perché mi riconoscerebbero come non appartenente al loro gruppo e darebbero l'allarme e sarebbe un bel problema. Vedete il Mosin-Nagant. Salve agente. Agente. Una guardia, salve guardia. Allora io vorrei piazzare la carica, ma se quello non se ne va, cominciamo a piazzare la prima carica. È una. Vedete, bip, bip. Ecco la seconda. E vai. Oh. Sì. Snake? Oh. I finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Mi sa di roba. Mi sa di tensione, questa situazione. Un po' come le schede di vario colore. Meno uno.
Qui ci sono tutti gli allarmi. Qui c'è una porta per circolo, là l'ultimo container. Eccolo qua, eccolo qua. È stato piuttosto semplice. Ma perché ho trovato l'uniforme da manutentore. È rimasto solo questa. Got you this time. Questa era una cosa carina. Boom, vai. È ora di levarsi dalle palle. Via. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Meno male. Are you sure? She can handle it. All right then, we'll hurry up and get out of there. Hurry up and get out of there. Snake! Huh. Ah. Cacchio. Lei era tornata nel frattempo. Ehi, hello! Da dove uscite? Why'd you come back? Per uccidere. Ehi? Ancora una volta, confronto fisico con The Boss. Non ce la può fare. The Sorrow ci fa vedere che manca poco tempo. Molto bello, molto intenso, molto pieno Metal Gear Solid 3. Molto, molto, molto bene. Molto bello. Ho citato Giorgione, scusate. Involontario, This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. Il microfilm. Ah no? Cos'è? The philosopher's legacy. Boom! Proprio lì. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the philosopher's legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. Ah. To think that lovely Tatiana was a spy. L'hanno sgamata. Found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Che brutta persona, Volgin. Isn't that right? Bastard. What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. Yeah.
more. I've had enough kisses from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that. Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the philosopher's legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. Un classico cattivo. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. Seconda guerra mondiale. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. America, Russia e Cina. Rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects, enough to fight the war five times over. That wealth is the philosopher's legacy. Okay. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. Lo sapevamo. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. Ah. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. Ah, con quello after my father's death, puoi ottenere i soldi. Ok. The microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. Ah, li ha costruiti lui. Sono recenti, quindi. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. Granin avrebbe fatto il Metal Gear, eh? My position in Gru made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. Ah, ecco come mai. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. Questi sono i Cobra. The boss. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. The end, the sorrow. The trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. Sono tutti. The fury, the fear, the pain. I have lost the Cobras. But I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Si fida? Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well. Leave everything to me.
Che belle le espressioni, gli sguardi. Fight like a warrior, Volgan. But of course. Sguardo, sguardo, bellissimo. Col senno di poi tutto questo è stupendo. Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. Lui ci tiene a un duello con Snake. Ah, no more judo and no more field strips. E che fa disarmato? Attenzione. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me... Silence! Guardate qua che roba. Sorry for the delay. Let's get started, shall we? Serviva? No, però adesso ci aspetta. Bel combattimento. This is a once in a lifetime battle. Let's make it a good one. Stavo dicendo. Dato fuoco ai suoi vestiti. Che bello il design di questo cattivo, ma che roba. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. Snake! E dai. C'è una specie di rivalità e rispetto. Una strana forma di... You're mine, son of the boss. Iniziamo. Con un aiutino, magari. Snake, watch out for Volgan's electric shock attacks. If you're shocked while equipping a gun, the bullets inside the magazine will ignite and the gun will explode. But he should be vulnerable just after launching a series of shock attacks. Avoid the attacks and either shoot him from his blind side or engage him directly with punches or CQC. Okay. And don't forget, for the timer is still ticking on the C3 detonator. When it reaches zero, it's all over. You've got to finish him off before then. In effetti abbiamo visto che Volgin non riesce a contrastare le prese di The Boss, quindi se anche noi usassimo il CQC dovrebbe andare bene. Iniziamo con qualcosa di utile. In faccia ci mettiamo spaccature,
Perché sì? Basta. Snake, don't forget that the timer is still ticking on the C3 detonators. You must defeat Vulcan and escape from the hangar before that count reaches zero. Get to it. Yes, sir. When Vulcan is discharging electricity from his body, you'll get electrocuted just by touching him, so you can't grab him with CQC. When Vulcan isn't discharging electricity, however, that's your chance to use CQC. Okay. Attack Vulcan whenever you see an opening. Okay. Hai altro per me? Snake, what if you put on that mask? You might just be able to shake Vulcan up. Shake him up? Why? Never mind. Just do it. Giusto. Si vede arrivare Raikov. Sono amanti, quindi è un'ottima strategia. Vulcan seems to be deflecting bullets away by wrapping a powerful electromagnetic field around his body. You won't hit him if you fire at him from the front. If you're going to attack him with a gun, do it from the side or the back. Cominciamo a spostarci. Via. Ok. Basta. Via. C'è anche la vita di Ocelot. Fai spari? Oh, se lo tifa per noi. Cacchio, potevo evitarlo. Ah, cacchio, devo essere più veloce. Non gliel'ho tolto tutto il vigore, eh? Colonel, I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Usa i proiettili per deviare il raggio elettrico. Questioning my authority? Fight like a man, Vulcan. Vulcan? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot! Find those bombs! Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Huh. Nye, nye, nye. Gli ha detto la stessa cosa che gli aveva detto The Boss. Combatta da uomo.
for some more snake. Time to die. Allora, questo. Stai buono. Esatto, veloce, veloce. Non abbastanza. Attenzione. Maschera. Notate l'occhio chiuso. Sono io, guardami. Però è elettrificato. È bloccato, ma è elettrificato, non serve. Cosa posso fare? Uno spray? No, no, il fumo! Giù! Smetti di lamentarti, combatti da uomo. Aia! Non sono stato abbastanza veloce. Ah no, si ricarica. Dai che manca poco. Ci siamo? Dannazione! Boom! Basta! Questo era un problema che c'era anche nella versione originale. Gli ho buttato il vigore a zero. Eppure, continua a combattere. Perché? Eccolo. Uniforme guerra fredda. Questa ce l'abbiamo perché gli abbiamo azzerato il vigore. Guerra fredda, uniforme mimetica di Volgin che non ha niente a che vedere con quello che indossa. Chissà qual è stata la storia del design e della scelta di farla così. Sicuramente un'idea simpatica perché uniforme mimetica di Volgin, i nemici di parte sovietica esiteranno ad attaccare quando ti vedranno di fronte. Ma se gli dai le spalle, spareranno di brutto. Capito, no? Eh no, è sempre comunque meglio tenere questa, perché avete visto come ci ha colpito, quanto ci ha colpito Volgin e quanta poca vita effettivamente abbiamo perso. Quindi, sneaking suit. Forever. Curiamoci. Ferita d'arma da fuoco sulla testa. Che uomo. Perfetto. Aggiungiamo qualcosina? Ah, cacchio. Il fungo è velenoso. Vabbè. Già che ci siamo, ci curiamo. Intossicazione. Antidoto, giusto? Perfetto. Stiamo bene. Prendiamo tutti gli oggetti che possiamo. Il gioco ci dà giusto qualche istante per raccogliere l'uniforme. Una volta per tutte. Sconfiggi Volgin a mani nude. Bello. Sì, beccati questo. Non te ne fai niente della tua elettricità. Io sono quello che presto verrà considerato il miglior guerriero del XX secolo.
Oh oh. Faster! This way! Everybody run! Presto, via tutti! E lui invece, tranquillissimo. È contento. Vede che sta scappando. Siete pronti? Una delle più belle sequenze di inseguimento della storia dei videogiochi. Step on it. Fate la jiggle physics. Eva, how did you? The boss let me go. Ah. Boss? Why? I'll tell you later. Right now we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss is already at the lake. She's at the lake. She's waiting for you there. Waiting for me? Eva sa qualcosa. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand, something that goes beyond a man and a woman. Come Snake aveva really, già detto. I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. È un altro modo per dire non ho mai visto nessuno così ingenuo, non corrotto dai giochi di potere. Ready to go? Semplice. Oh oh. Oh cacchio. Oh cacchio. Non ha le gambe, però. Non si è rotto lo sciago. Quindi dovremo... Eva guida. E noi abbiamo munizioni infinite. Cosa prendiamo? Oh oh oh, è questo? RPG-7? Un lancia razzi? Ok, questa roba no. Non c'è l'M35? Allora... Questo è bello. Va bene così. Tanto cercheremo, ma non ha senso perché qualcuno lo abbiamo ucciso, quindi... Quindi... Al posto dell'M1911A1... Spariamo un po'. Possiamo solo
ruotare all'interno del sidecar. Le riprese sono cinematografiche, guardate che bello! Non è il modo migliore per combattere, però guardate che sequenza. Dovrei usare la visuale in prima persona. Ah, il diavolo. Guardate che roba! Via via via. Lei con la moto è bravissima. Non si arrende mica, eh. Il movimento dei vestiti. Attenzione! No, la Mauser! Queste sono tutte sequenze renderizzate in tempo reale. PlayStation 2. Guardate che arte! Pista di Groznygrad. There
Ma yao! Mi ha lanciato un razzo? Ecco. Wow! Avete visto che salto che ha fatto quella guardia? È possibile naturalmente addormentarli tutti o non sparare proprio. Aia, m'ha preso lo stesso. Però vedete quanto poco male fa? Siamo sulla pista. Non ce la fanno a sparare dritto. Oh oh! Oh oh! Andate via! Cavolo. Ma lo Shagod aveva una particolarità, no? Con il razzo diventa veloce. Meno uno. Ok. C'è anche la vita di Eva, bisogna tenerla d'occhio. Mentirei se vi dicessi che era calcolato. Forza. Olle. No. Un big. Ma lui se ne catastrafotte proprio. Wow. Getting away this time.
il razzo. Si è presa proprio a mano. Altra battaglia. Ragazzi, in ciascuna di queste schermate c'è un Kerotan da colpire. Non inizio neanche a parlarvi di quante volte ho ricaricato una schermata. Non serve a niente sparare allo Shadow. K? E qui c'è poco che possiamo fare. Sono infinite, Volgin. Ah, vedi? Quando si avvicina posso bloccarlo con un razzo. Bello l'RPG. Tienilo giù, tienilo giù. Wow, che drift! Il ponte. Snake, we've only got one chance. We'll lure him over towards the other side. When the Shadow Hat is on the bridge, shoot the explosives. The bomb is planted on the strut of the bridge. Cioè, vi rendete conto che cosa stiamo vivendo? Ripensate all'inizio del gioco com'era. Come ci siamo arrivati qua? Guardate che sta succedendo. SVD. Al limite proprio. Maggiore livello di difficoltà, maggiore il numero di cariche da far saltare. Eh no, ti conviene fermare. No! Oh. La mia pistola!
We did it! Classico rumore del carro che sembra il grido di un mostro. Non è ancora finita! Citazione. Ciao fisica, ciao! Ciao proprio. Eccola la musica. Questo è il tema principale. Eva, you take care of the driving. Yeah? Yeah, I trust you. On one condition though, leave the fighting to me. You got it. I was getting tired of running away anyway. Eva, let's do it. For luck. Here goes. Ed ecco che inizia il combattimento contro lo Shagohod. Dobbiamo sparargli dietro! Ce li danno i suggerimenti, eh? The machine gun on that thing is deadly, but you can force him to break off his attack by firing the RPG-7 at the body of the Shagohod. Okay. If he starts strafing you with the machine gun, pump a rocket into the Shagohod before you get turned into Swiss cheese. The armor on that thing is rock solid, but you can compromise it if you hit it with a rocket to the inside. Every time he uses the heavy machine gun, the armor cover opens up. Aim for that opening. Ah, questo non lo sapevo. Quando spara col mitragliatore, rende una parte vulnerabile. The Shagohod's weapons are deadly. You're likely to get seriously hurt if you get caught in its sights. If you get injured, go into the survival viewer and take care of it immediately. Mi piace molto questa musica del boss. Snake, the rear frame of the Shagohod was destroyed when the bridge collapsed. The backside of the front frame is now exposed. Even the Shagohod is bound to have less armor plating on its backside. I'm sure you can penetrate it with the RPG-7. Chiaro. Attack the Shagohod from behind with the RPG-7. No. Lo so. Ci ho già giocato. Esatto. Gira Eva, gira. Eva. Ecco. Gira Eva, gira. Bam, bam, bam.
Dai! Ancora uno. Non riesco a vederlo da dietro, forse sì? Yes! Mi piace quando non arriva mai la fine. Ma non per allungamento del brodo, proprio perché c'è tanto. Sono tante le cose, non ti aspetti che ci siano. Che succede ora? Sta controllando lo Shago. What? I'm gonna lure it back here. You're gonna use yourself as bait? Are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Foro di proiettile sulla fronte. Ma cosa stiamo giocando? Un gioco di 20 anni fa. Guardate che... sentite che emozione. Ma giusto, io posso spostarmi. Va! Che cazzo! Sono stato spernato. No. Che posso fare qui? Quasi. La musica è ancora quella, eh? Di nuovo? Avanti. Eccolo. Sta piovendo. Kuwabara, Kuwabara. Cura. Ustione, chiaramente.
Un'altra ustione. Dai che stai bene, dai che stai alla grande, bro. E ora sei cibo per verme. Dai. Contro Titanico, in effetti sì, è bellissimo. Sconfiggi lo Shago. Ce l'abbiamo fatta? Snake! Piove. E adesso? Who's afraid of a little thunder? Certo. Colpito da un fulmine. Stanno esplodendo tutti i proiettili che ha addosso. Fading. End. Comincia ad affezionarsi un po' anche Snake, eh? Oh no, ancora le piattaforme volanti. No time for this now. The escape craft is just up ahead. Lo Shagohod è distrutto. Volgin è morto. Cosa rimane? Rimane la verità. Grazie. Anche qui c'è un Kerotan. Bisogna fare una run impegnata, per fare tutto qua. Go get him!
Certo. Lazorevo. Ragazzi, non manca molto alla fine, eh. Ragazzi, questo è un problema. Togliamo l'SVD e mettiamo la K. Quello è andata bene. Wow, ragazzi, wow. Mi mancava questa sequenza. Eccolo il Kerotan, avete visto? E per essere sicuri di averlo colpito, dovreste sentire il suono, ma si sente poco. Scusami, questa è la sinistra. Oh, ciao ragazzi! Presi! Oh yeah! Oh, ancora? Pericolata lei. Ciao Giorgio. Ciao Giorgio. Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Damn it. E mettici la mano. Che colpo! Ciao moto, ciao. Che fuga spericolata. Thank you.
Ah. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva. What about you, Snake? I'm fine. That's good to hear.